arrivato quindi invece il gol. Si appoggia l'ultimo dei suoi. Riparte quindi la BBC con una buona azione adesso che si svolge sulla destra. La conclusione, la palla ancora dentro. C'era stato il colpo col mancino di Barilla, poi la deviazione netta di Durante, se non andiamo errati, per il 2-0. Ad andarsene con un dribbling molto interessante, poi alla fine la perde, c'era a destra un compagno libero, non l'ha visto, mette giù un ottimo pallone qui il numero 9 D'Onofrio, che riapre il match con un gol di pregevole fattura, freddezza lì davanti per il numero 9, che poi con un facile colpo ha depositato la palla oltre le spalle di Magnoni per il 2-1. Quindi Barilla, ci riprovano quelli della BBC da destra, il tiro questa volta attento Metitiri. Ancora lì il pallone, un doppio intervento prodigioso di Metitiri, un terzo intervento veramente magistrale. Ha salvato questa volta i suoi, il portierone con la maglia gialla. Ripartire in velocità lungo il versante destro, ancora Barilla, ce l'ha sul mancino, va dentro dal compagno che gli restituisce il pallone e con un tap-in facile facile Barilla fa doppietta e porta i suoi sul 3-1. Doppio vantaggio quindi per la BCC Roma sulla TDC al 23esimo. E Barilla con il destro secco colpisce probabilmente anche di punta, proprio un gol degno del calcetto, è la tripletta per lui, è arrivato il quarto gol per la BCC Roma qui sul campo del W. Adesso è 4-1 per la formazione ospite. Arriva, sembrava voler concedere il vantaggio nel primo tempo il direttore di gara, poi è arrivato invece il fallo su Barilla. Siamo già dall'altra parte con il calcio di punizione alla fine battuto, quindi un'azione che si è sviluppata velocissima, il tocco sfortunato, l'autogol di Bruno e il 5-1. Si appoggia all'indietro su Valenzisi, anzi no, su Della Torre, che riesce a servire Barilla, che attende che il portiere si accasci a terra, si aspettava l'estremo difensore il tiro sul palo basso e poi con tutta facilità può appoggiare in rete per il suo quarto gol personale e per il sesto della BCC proprio Barilla. Magnoni appoggia con le mani Melisise, tutto da solo, incredibile questo gol cost to cost di Valenzisi, che va a depositare con un tiro basso alla destra di Metitiri per il 7-1. Riesce a servire il numero 6 Valenzisi, Della Torre, buono il triangolo, Linardi ce l'ha sul sinistro, perfetta questa manovra conclusa alle spalle dell'estremo difensore, qui grazie a una conclusione di Della Torre è arrivato l'8-1, davvero partita che non ha più nulla da dire adesso, che ancora voglia la palla allargata a sinistra, Della Torre attende l'arrivo di Barilla, colpisce col mancino la palla che tocca l'estremo difensore che l'accompagna in rete col ginocchio per il 9-1. Barilla, Linardi, vediamo cosa inventa questa volta, una sorta di tiro cross, palla sul secondo palo dove arriva ancora ad appoggiare la rete Della Torre per la sua doppietta personale e per il 10-1 tondo tondo, quando siamo quasi allo scadere del match. Adesso si fa veramente dura per la formazione del TDC, va a pressare alta la formazione in maglia nera, però riesce ad uscire benissimo ancora con Linardi, la formazione del BCC, ci sono spazi qui. Questa volta ci mette una pezza Metitiri, scaraventando in angolo. D'Onofrio sul punto di battuta, tre uomini in barriera, totalmente coperto, lo specchio della porta di Magnani. D'Onofrio addosso l'estremo difensore, che in due tempi la fa sua e dice di no al numero 9. Genza lì, troppa calma. Poco male, ovviamente, per la formazione del BCC, in vantaggio per 10-1. Siamo già sull'altro lato del campo, dove questa volta va a realizzare un grandissimo gol in solitaria D'Onofrio per il 10-2.